Allora, siamo giunti quasi alla fine oggi, eh? Avete fatto il condividi, dai, che così raggiungiamo gente nuova. Non è tanto per fare i numeri, è solamente per incasinare un po' l'algoritmo di questo social network. I numeri mi sa che li abbiamo, fortunatamente. Allora, intelligenza artificiale, robot, eccetera, eccetera. Ma il vero problema, amici, quando abbiamo un mondo che è gestito da sistemi elettronici, da sistemi, e già lo siamo dentro quel mondo, perché pensate ad esempio a Facebook che influenza in modo pesante le nostre opinioni in quanto ci fa vedere quello che a noi piace, a volte questo alimenta dei bias, cioè delle, oddio, non mi viene in mente il termine in italiano, ma insomma delle, quando uno crede a qualcosa di sbagliato, poi dopo te lo alimenta, no? Non so, io sono convinto che, dico una stupidaggine, gli immigrati facciano, delinquano, per dire, non voglio entrare, non mi tirate in mezzo alla politica, faccio un esempio, e vedrò solamente post di notizie di immigrati che delinquono, e non vedrò quelli invece degli altri, no? E tendo quindi a rafforzare la mia opinione. Questa è una cosa tecnica che avviene, e pensate a quanto questo può essere forte dal punto di vista di quanto un network di questo tipo, che poi alla fine è un'intelligenza artificiale, non è che Mark Zuckerberg vi manda a voi il singolo post, quanto possa influenzare le opinioni e addirittura da una nazione strana. Tra un po' incominceranno a esserci intelligenze artificiali, già ci sono, che guidano le automobili, pensate a Tesla, e tra un po' ci saranno quelle che aiutano i giudici a emettere sentenze, e incominciamo a renderla sempre più complessa. I robot militari, i robot poliziotto che decideranno autonomamente se sparare o no, e quindi di chi è colpa? Cioè chi comanda tutto ciò? Pensate, adesso ve la porto agli estremi, oggi vi fa paura, ma vi assicuro che 20 anni fa vi avrebbe fatto paura fare quello che state facendo adesso, cioè o ospiti in studio o da casa a fare una cosa di questo tipo. Dici, no, ma è incredibile, io uno show non lo guarderò mai in quel modo, e oggi siamo qua. Quindi c'è Elon Musk che sta producendo Neuralink, il tema che ti inserisce delle robe nel cervello, è evidente che tutti noi, io compreso, oggi direi no, non mi faccio mettere una roba aumentata nel cervello, anche se mi darà la possibilità di rispondere a qualunque domanda in tempo reale, posso prendere una laurea alla settimana, perché tanto so tutto, ho Google connesso nel cervello. E mi darà delle possibilità di più. Allora immaginiamoci, ma solo per un secondo, di avere questa potenza. E ci dividiamo a quel punto in due mondi, chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Chi ce l'ha ovviamente può trovare lavoro, può fare un mucchio di cose. Chi non ce l'avrà no. È un mondo inquietante, ma non è tanto inquietante quello che vi sto dicendo. Il vero problema è ancora più alto. Eh sì, ma quando il gestore di quel sistema si chiama Elon Musk, che conosciamo da tempo, che in questo momento è una persona di cui mi fiderei in quanto etica, bla bla bla, per mille motivi. Bene, ma quando verrà venduta quell'azienda ci sarà qualcuno che probabilmente qui adesso la esaspero, che vi potrà, come dire, potrà decidere di fare cose sbagliate ai droni poliziotto, che hanno l'intelligenza artificiale, come dire, autonoma, al drone militare, all'automobile perché è stata hackerata e va a sbattere, oppure non ti fermi in autostrada perché non hai pagato il canone, o smetti di pensare o non puoi più fare quel lavoro. Non hai più la potenza perché scade l'abbonamento per pensare. Tanta roba, ragazzi, però riflettiamoci perché questo è il nostro presente, non è il futuro. Qui non parliamo di fantascienza, questa è oggi. È oggi che si stanno fermando le basi, si stanno, come dire, creando le basi di tutto questo.